internațional preasfințirii și preasfințirii voastre. Cu salutul pascal Hristos a înviat, vă primim în această sală a Palatului Patriarhiei, în care la 8 mai 1999, Papa Ioan Paul... Și Patriarhul Teoctist, ca episcop în România, au avut o experiență spirituală comună, și anume au cunoscut anii grei ai regimului comunist, când biserica a fost marginalizată și persecutată. De aceea, întâlnirea lor la București în zilele de 7-9 mai 1999 a fost marcată de bucuria libertății religioase a creștinilor și amplificată de sărbătoarea Sfintelor Paști. Atât Papa Ioan Paul al II-lea, cât și Patriarhul Teoctist au fost apărători ai credinței creștine și au simțit în activitatea lor ajutorul lui Iisus Hristos cel răstignit și înviat. În acest sens, predecesorii noștri ne cheamă astăzi și pe noi să apărăm și să promovăm credința în Hristos și valorile creștine într-o Europa foarte secularizată, pentru a transmite tinerei generații credința în iubirea milostivă a lui Hristos pentru lume și credința în viața eternă a persoanei umane. Totodată ei ne cheamă să mărturisim, să apărăm și să promovăm familia creștină tradițională, formată din bărbați, femeie și copii, într-o Europa cu un evident declin demografic, un continent care îmbătrânește rapid. Predicarea Evangheliei lui Hristos înseamnă astăzi să unim liturghia cu filantropia, rugăciunea cu acțiunea socială în ajutorarea oamenilor săraci, bolnavi și marginalizați. În același timp, Evanghelia lui Hristos ne cheamă să promovăm dreptatea, reconcilierea și solidaritatea în societate, pentru ca iubirea lui Hristos pentru toți oamenii să fie percepută ca fiind binecuvântare, pace și bucurie pentru persoane și pentru popoare. Vă dorim multă sănătate și mulți ani de viață. Ad multos anus, sanctitatea voastră. Santità, venerabili metropoliti, vescovi del Santo Sinodo, Cristo ha inviato. La resurrezione del Signore è il cuore dell'annuncio apostolico, trasmesso e custodito dalle nostre chiese. Il giorno di Pasqua gli Apostoli gioirono al vedere il risorto. In questo tempo di Pasqua anche io gioisco nel contemplare un riflesso dei vostri volti, cari fratelli. 20 anni fa, davanti a questo Santo Sinodo, il Papa Giovanni Paolo II disse: «Sono venuto a contemplare il volto di Cristo scolpito nella vostra Chiesa. Sono venuto a venerare questo volto sofferente, pegno di una rinnovata speranza». Anch'io oggi sono venuto qui, pellegrino, fratello pellegrino, desideroso di vedere il volto del Signore nel volto dei fratelli, e guardandovi vi ringrazio di cuore per la vostra accoglienza. I vincoli di fede che ci uniscono risalgono agli Apostoli, testimoni del risorto, in particolare al legame che univa Pietro e Andrea, il quale, secondo la tradizione, portò la fede in questo terra. fratelli di sangue, lo furono anche in un modo singolare nel versare il proprio sangue per il Signore. Essi ricordano che esiste una fraternità del sangue che ci precede e che, come una silenziosa corrente vivificante, lungo i secoli non ha mai smesso di irrigare e sostenere il nostro cammino. Qui, come in tanti altri luoghi ai nostri tempi, avete sperimentato la Pasqua di morte e resurrezione. Tanti figli e figlie di questo paese, di varie chiese e comunità cristiane, hanno subito il venerdì della persecuzione, hanno attraversato il sabato del silenzio, hanno vissuto la domenica della rinascita. Quanti martiri e confessori della fede! Molti di diverse confessioni sono stati in tempi recenti l'uno accanto all'altro nelle prigioni, sostenendosi a vicenda. Il loro esempio sta oggi davanti a noi e alle nuove generazioni che non hanno conosciuto quelle drammatiche condizioni. Ciò per cui hanno sofferto fino a offrire la vita è un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata o disonorata. È un'eredità comune che ci chiama a non prendere le distanze dal fratello che la condivide. Uniti a Cristo nella sofferenza e nel dolore, uniti da Cristo nella resurrezione, affinché anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Santità, caro fratello, 20 anni fa l'incontro tra i nostri predecessori fu un dono pasquale, un evento che contribuì non solo alla rifioritura delle relazioni tra ortodossi e cattolici in Romania, ma anche al dialogo tra cattolici e ortodossi in generale. Quel viaggio che per la prima volta un vescovo di Roma dedicava a un paese a maggioranza ortodossa aprì la via ad altri eventi simili. Vorrei rivolgere un pensiero di grata memoria al Patriarca Teoctist. Come non ricordare il grido spontaneo "Unitate, unitate" che si levò qui a Bucharest in quei giorni? Fu un annuncio di speranza sorto dal popolo di Dio, una profezia che ha inaugurato un tempo nuovo, il tempo di camminare insieme nella riscoperta e nel risveglio della fraternità che già ci unisce, e questo già è unitate. Camminare insieme con la forza della memoria, non la memoria dei torti subiti e inferti, dei giudizi e dei pregiudizi, delle scomuniche che ci chiudono in un circolo vizioso e portano ad atteggiamenti sterili, ma la memoria delle radici, i primi secoli in cui il Vangelo, annunciato con parresia e spirito di profezia, ha incontrato e illuminato nuovi popoli e culture. I primi secoli dei martiri, dei padri e dei confessori della fede, della santità quotidianamente vissuta e testimoniata da tante persone semplici che condividono lo stesso Cristo. I primi secoli della parresia e della hipomonè. Grazie a Dio le nostre radici sono sane e salde. E anche se la crescita ha subito le storture e le traversie del tempo, siamo chiamati, come il psalmista, a fare memoria grata di quanto il Signore ha operato in noi, a elevare in Lui un inno di lode gli uni per gli altri. Il ricordo dei passi compiuti insieme ci incoraggia a proseguire verso il futuro nella consapevolezza certamente delle differenze, ma soprattutto nell'azione di grazie di un'atmosfera familiare da riscoprire nella memoria di comunione, da ravvivare, che come una lampada getti luci sui passi del nostro cammino. Camminare insieme nell'ascolto del Signore. Ci è ad esempio quanto il Signore fece il giorno di Pasqua in cammino con i discepoli sulla via di Emmaus. Essi discutevano di quanto era accaduto, delle loro inquietudini, dei dubbi, degli interrogativi. Il Signore li ascoltò pazientemente e a cuore aperto dialogò con loro, aiutandoli a comprendere e a discernere gli avvenimenti. Anche noi abbiamo bisogno di ascoltare insieme il Signore, soprattutto in questi ultimi tempi, nei quali le strade del mondo hanno condotto a rapidi cambiamenti sociali e culturali, dello sviluppo tecnologico e del benessere economico, hanno beneficiato in molti, ma i più sono rimasti inesorabilmente esclusi, mentre una globalizzazione omologante ha contribuito a sradicare i valori dei popoli, indebolendo l'etica e il vivere comune, inquinato in anni recenti da un senso dilagante di paura che spesso, fomentato ad arte, porta ad atteggiamenti di chiusura e di odio. Abbiamo bisogno di aiutarci a non cedere alle seduzioni di una cultura dell'odio, di una cultura individualistica, che forse non più ideologica come ai tempi della persecuzione ateista, è tuttavia più suadente e non meno materialista. Essa presenta spesso come via di sviluppo ciò che appare immediato e risolutorio, ma in realtà è indifferente e superficiale. La fragilità dei legami, che finisce per isolare le persone, si ripercuote in particolare sulla cellula fondamentale della società, la famiglia, e ci chiede lo sforzo di uscire e andare incontro alle fatiche dei nostri fratelli e sorelle, specialmente i più giovani, non con scoraggiamento e nostalgia, come i discepoli di Emmaus, ma col desiderio di comunicare Gesù risorto, cuore della speranza. Abbiamo bisogno di rinnovare col fratello l'ascolto delle parole del Signore, perché il cuore arda insieme l'annuncio non si affievolisca. Abbiamo bisogno di lasciare riscaldare il cuore con la forza dello Spirito Santo. Il cammino giunge alla meta, come a Emmaus, mediante la preghiera insistente, perché il Signore resti con noi. Egli si rivela nel spezzare il pane, chiama alla carità, a servire insieme, a dare Dio prima di dire Dio, a non essere passivi nel bene, ma pronti ad alzarci e andare attivi e collaborativi. In questo senso ci sono, ad esempio, le tante comunità ortodosse romene che ottimamente collaborano con le molte diocesi cattoliche dell'Europa occidentale dove sono presenti. In molti casi si è sviluppato un rapporto di reciproca fiducia e amicizia, perché fratellanza, alimentata da gesti concreti di accoglienza, sostegno e solidarietà. Attraverso questa vicendevole frequentazione, molti cattolici ortodossi romeni hanno scoperto di non essere estranei, ma fratelli e amici. Camminare insieme verso una nuova Pentecoste. Il tragitto che ci attende va da Pasqua a Pentecoste, da quell'alba pasquale di unità che sorta 20 anni fa, siamo stradati verso una nuova Pentecoste. Per i discepoli la Pasqua segnò l'inizio di un nuovo cammino, nel quale tuttavia non erano scomparsi timori e incertezze. Fu così fino a Pentecoste, quando radunati intorno alla Santa Madre di Dio, gli Apostoli, in un solo spirito e in una pluralità e ricchezza di lingue, testimoniarono il risorto con la parola e con la vita. Il nostro cammino è ripartito dalla certezza di avere il fratello accanto, a condividere la fede fondata sulla risurrezione dello stesso Signore. Da Pasqua a Pentecoste, tempo di raccoglierci in preghiera sotto la protezione della Santa Madre di Dio, di invocare lo Spirito gli uni per gli altri. Ci rinnovi lo Spirito Santo, che disegna l'uniformità e ama plasmare l'unità nella più bella e armoniosa diversità. Il suo fuoco consumi le nostre diffidenze, il suo vento spassi via le reticenze che ci impediscono di testimoniare insieme la vita nuova che ci offre. Egli, artefice di fraternità, ci dia la grazia di camminare insieme. Egli, creatore della novità, ci renda coraggiosi nell'esperimentare vie inedite di condivisione e di missione. Egli, forza dei martiri, ci aiuti a non rendere infecondo il loro sacrificio. Santità, i cari fratelli, camminiamo insieme a lode della Santissima Trinità e al reciproco beneficio per aiutare i nostri fratelli a vedere Gesù. Vi rinnovo la mia gratitudine e vi assicuro l'affetto, l'amicizia, la fratellanza e la preghiera miei e della Chiesa Cattolica. Lui cantava a coro della Chiesa chiesa là. Sì, in Romania e la Parigi. In Romania e anche a Parigi. Sì, noi abbiamo interpretato la dimensione cristiana della sua arte moderna. Și aceasta este cartea. E questo è un libro dedicato a questo palazzo, care a fost la început Camera Deputaților, la Camera dei Deputati della Romania. Și apoi a revenit bisericii pentru că a fost construită pe terenul bisericii. Perché è stato costruito sul terreno della chiesa. Qui ci sono Sfințirea Catedralei cu Sfântitatea sa Patriarhului Teoctist, insieme al Patriarca Patriarhul Teoctist, abbiamo fatto la benedizione della Cattedrale Patriarcale. Aici este un DVD cu restaurarea întregului palazzo, fonduri europene, cu o restaurare foarte bună, încât acum grădirea este mai sigură decât la început când a fost construită. Altfel nu putem primi invitați dacă grădirea nu e sigură. Questo è l'icona di San Stefano il Grande che noi lo veneriamo. È stato un grande lottatore per la libertà, perché le funzioni di libertà romana. Ha avuto 25 anni, è stato portato e è stato vicino per 47 anni. Questo è un altro salone. Sant'Unicetta di Limiziana. Este a fost prieten cu Paolino di Nola. È stato amico di San Paolino di Nola. E lui era ecclesiastici in lingua latina, era un apostolo dell'età romana, il IV secolo. Parlava molto bene il latino e aveva dei legami con i vescovi dell'Italia. E questo è il salone San Giovanni Cassiano, che è stato nato in Dobrogia, nel sud della Romania attuale. È stato condenato diacono da San Giovanni Crisostomo. E quando San Giovanni Crisostomo è stato inviato nell'esilo, questo San Giovanni Cassiano è stato mandato a Roma al Papa Innocenzo per difendere San Giovanni Crisostomo contro l'ingiustizia che è stata fatta. Lui parlava del latino perfettamente, anche il greco lo parlava perfettamente. Lui ha fondato due monasteri in Francia, in Massilia, e un padre con legame fra l'Oriente e l'Occidente. Ho scritto tante opere. ma molte opere riserate alla sede. Ci sono abbastanza, și el tot așa a fost un latin cu minte foarte clar, dar și sistematic. Io ero federazio, facevano leggere i Cassiano, facevano la vita scientifica. Cioè, mai avem un, acum ne grăbim, ca să intrăm în timp, un salon, Dionise Exigus, care a fost secretar, tot din Dobrogia, de teritoriul României, a fost secretar la 10 papi. È stato segretario per 10 papi. Și el a organizat arhivele Vaticanului și biblioteca în secolul 6. Și el a propus papii Ioan în anul 530 nell'anno 533 se non si mai numere anni della Diocleziano per non contare gli anni dal Diocleziano ma dall'era cristiana e lui è chiamato il fondatore, il padre dell'era cristiana. Ținea textul în greacă și citea în latină și textul latin lo leggeva direttamente in latino e leggeva dal greco sempre in latino. È stato segretario di 10 papi, il patrono della pazienza può essere. Și el a tradus pentru prima dată canoanele din limba greacă în limba latină. Și de aceea e numit și Părintele Dreptului Bisericesc, Ius Ecclesiasticul. Anche il padre del diritto canonico. Non sta aici. Noi plecăm acum. Și spune cum se rămâne. Monsignor, voi plecați. Could you tell him that you stay here? We have to go and trebuie să mergem. Spune. Eu răsc mă arăt afară. Care vor să intre. Aștepți tu? Păi nu, eu nu am. nostri